Prego. Grazie. Esimi millenni. Voi siete convinti che la tecnologia, che tutto vi mette a disposizione sia un vantaggio. È così. E invece no. E io ve lo dimostro. Quando voi siete nati, i cellulari già esistevano. Voi non avete mai vissuto senza il cellulare, ma quell'aggeggio che impugnate con tanta fierezza vi rende schiavi. Ne siete dipendenti, non ve ne potete separare mai, vi sentireste persi senza la loro presenza, confessatelo. Noi boomer invece ne conoscevamo inconsapevoli l'assenza. Quando la fidanzatina ti doveva chiamare, c'era quella dolce, sublime attesa dello squillo del telefono, il telefono di casa, perché a casa dovevi rimanere, a casa dovevi tornare e stare lì fino a quando non ti chiamava. Dice, ma io adesso posso stare ovunque e ricevere subito la telefonata. Vedete quante emozioni perse. Libertà, libertà, che bella parola. Uscivi e chi si è visto, si è visto. Nessuno sapeva dov'era, nessuno. Dov'eri? Non si sa. Il piacere della menzogna. Stavi con gli amici, chiamavi tu dalla scatola magica la cabina telefonica. Chiamavi e potevi dire di stare da tutt'altra parte. Mo no! Mo dove sei? Dove sei? Con chi sei? Ah, veramente? Fammi una videochiamata! Il controllo continuo. Mamma mia, che pesantezza. Pure queste mamme che vogliono geolocalizzare i figli. E tu, Alessia, ne sai qualcosa? Dov'è mio figlio? La geolocalizzazione, mio figlio. Dice, ma io lo voglio vedere. Dove state? Fallo vivere a stu figlio. Noi uscivamo per strada e vivevamo mille avventure, giocavamo per strada, facevamo per strada certi anticorpi d'ampi. Erano proprio che a un certo punto facevano al loro corpo degli anticorpi d'ampi. E chi si ammalava più? Non era possibile. Tutto al più ti potevi sfracassare un ginocchio, ma bastava metterci sopra il mercurio cromo. Chi se lo ricorda? Il mercurio cromo. Il mercurio cromo. Quel disinfettante rosso acceso che pareva che ti eri scommato di sangue. Quando tornavi a casa dovevi stare attento a nasconderlo, se no tua mamma ti dava pure il resto appresso. Che hai fatto? Che hai fatto? Si è fatto? No, che hai fatto? Voi avete tutto a portata di mano. Troppo facile, troppo facile. Non c'è più lo sfizio. Oddio, non c'è la connessione. E ma come faccio? Il cervello vi va in panne. È la fine. Come la pubblico la storia? Come si è fatto sempre? La storia te la vivi invece di pubblicarla. Ho finito i ciga! Oh, mamma mia! E ne avevo due piglie ciga! Questi ciga dove sono? Chi li ha persi? Mi presti i ciga! Ah, eccolo! C'è un ciga in più! Ah, meno male! Ah, c'è la wifi! Mi dà la password! Certo! Che cos'è? Un codice fiscale? Che cos'è? Sapete che cosa facevamo noi? Noi negli anni nostri, quando non avevamo una cosa, la immaginavamo.
e la disegnavamo, oppure ce la costruivamo con il cartone, usando magari una scatola vuota. Pronto, 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 qui, bello, sì, dove stai? Ah, sei qua! E allora perché ha vinto su di lei? Parliamo da vicino!